tutto il calore del Pala 958 Santero di Cornigliano d'Alba questa sera per un derby piemontese davvero speciale. Cristian Sopegno e Pietro Battaglia lo raccontano per voi. Da una parte Viz San Bernardo Alba, dall'altra Jesse Valsesia Basket, due squadre profondamente diverse, rinnovate e stravolte rispetto alla scorsa stagione. Se lo aspetta coach Bolignano di Valsesia, che ha dichiarato partita dura, partita in cui Alba cercherà di far valere il proprio fattore campo. Si salta De Antonietti a toccare, palla che carambola e poi finisce nelle mani di Valsesia per il primo attacco della partita. Ribaltamento del lato che arriva per Quartuccio, prova a liberarsi Cervigliani, arriva il tiro da lunga distanza, rimbalzo lungo toccato da Terenzi e conquistato da Pollone che poi palleggia e poi l'inflazione di campo, pasticcio subito di Valsesia che aveva una ghiotta opportunità per tornare ad attaccare dopo il primo errore. La palla è nelle mani della Viz San Bernardo. Messa affidata a Luca Pollone, 9.38 da giocare, consegnato per Andrea Danna per il primo attacco della Viz San Bernardo, esce dal blocco Pollone, attacca dentro, fuori per Antonietti che finta il tiro da tre, si va dall'altra parte, palla molto difficile per Pollone con la collaborazione della difesa, tiro cadendo indietro del numero 18, il rimbalzo che aveva conquistato Terenzi, è arrivato il fallo sanzionato ad Alessandro Panzieri, primo della sua partita per lui e primo della Jesse Valsesia. 24 secondi quindi per Alba, punteggio sempre fisso sullo 0-0. Anzi, tiri liberi, questa è la decisione della coppia, evidentemente Terenzi era andato su per tirare, questa è stata la decisione. Primo libero avversario per Diego Terenzi, 1-0 per la Viz, 9-22 ancora da giocare. 67% di cronometro fermo per lui, questa volta fa 100%. Quartuccio ad impostare la manovra offensiva della Jesse. Ecco lo ribaltamento di lato di nuovo per il numero 22. Gioca bene in anticipo Pollone che tocca la palla, non riesce però a tenerla in campo. Aveva giocato ancora bene una volta su Panzieri che cercava di prendere posizione in post alto, in post basso scusate. Solo più 5 secondi sul cronometro di 24 però per Valsesia che dovrà andare a cercare un tiro probabilmente con Quartuccio, eccolo che va a ricevere, penetra, difesa troppo morbida, arriva al fallo di Antonietti, disastro totale con solo 5 secondi sul cronometro di 24 per Alba, troppo facile per Quartuccio andare fino in fondo, Antonietti poi è andato non per contrastare ma per dare fastidio in maniera troppo soft e allora potenziale gioco da tre punti immediatamente per il capitano della Jesse. Secondo fermo, tocca ancora una volta Antonietti e poi rimbalzo di Luca Pollone, fa partire lui la transizione, dell'Agnello al vertice, rimbalzamento del lato per Terenzi, fallo della difesa, secondo fallo della frazione per Valsesia che ha avuto qualche problema già in precedenza con i contatti lontano dalla palla. Questa volta troppo evidente sotto gli occhi dell'arbitro e allora è arrivato il fallo dell'Agnello immediatamente, intanto per Terenzi che prova a metterla sull'uno contro uno, si protegge con il ferro ma è sfortunato nella conclusione, fuori misura. Sempre Quartuccio ad impostare azione per la Jesse, il ribaltamento del lato che diventa un consegnato per Cervinani. Ancora un ribaltamento. Palleggio, arresto, tiro da tre punti, si è iscritto definitivamente alla partita Quartuccio e sono tutti i suoi i punti di Valsesia in questo avvio, 5-2, prova subito a partire forte la squadra viaggiante, sempre Pollone, ribaltamento di Antonietti, diventa poi un pick and roll con il suo numero 3, qualche difficoltà per Terenzi, allora si gioca l'uno contro uno, c'è tanto spazio, Antonietti sbaglia clamorosamente la decisione perché in quel caso sarebbe stato molto più efficace portare Quartuccio in prossimità del ferro, continua ad attaccare in maniera molto molto convincente invece Valsesia. Carlo Robino segna i primi due della sua serata e la Jesse scappa, 5 punti di vantaggio in questo avvio, 2 per la Viz San Bernardo Alba, 7 quelli per Valsesia. Intanto arriva un altro fallo, evidenti problemi difensivi a contenere i tentativi di smarcamento, se così possiamo chiamarli, per Alba.
e ancora una volta un taglio sulla linea di fondo fermato in maniera fallosa, e sono già tre i falli di squadra per Valsesia, uno invece come dicevamo quello per la Vita. Si torna in post basso con Dell'Agnello, virata, si protegge col ferro, porta a casa il massimo risultato possibile, ovvero sia il gioco da tre punti. Un tiro libero supplementare in arrivo per Dell'Agnello, Dell'Agnello che ha aumentato nettamente le proprie percentuali in lunetta, 60% a cronometro fermo questa stagione per lui, laddove l'anno scorso tirava con 52 scarso. Sbaglia questa volta a toccare in balzo Antonietti, ma la palla è preda di Valsesia, Quartuccio ad impostare l'azione. Pantieri torna in mano a Quartuccio il pallone, brigato, 10 secondi sul cronometro di 24, fallo in attacco, sanzionato a Pantieri, è una situazione obiettivamente non mi trovo d'accordo con la chiamata, anche perché era stato proprio Pantieri ad andare a terra. E si stupiscono un po' tutti in effetti, sia sulla panchina sia sulle tribune, gli arancioneri. E Pantieri viene richiamato in panchina, 7-17 a giocare, è già bonus per la Dessi. Centro va fino in fondo, e allora time out per coach Luca Iacomuzzi, che ne ha viste troppe in questo mini pausa per noi. Da giocare nel primo quarto, Danna ad impostare l'azione, vedremo come uscirà la Vita San Bernardo dal time out, dal minuto di sospensione richiesto dal coach Iacomuzzi. Subito Dell'Agnello dentro, ancora una volta però va su e non trova però l'ultimo sforzo di energia per andare a segnare quel tiro, e intanto arriva una brutta palla persa per la Dessi. Dell'Agnello, forse cinturato, dentro per Pollone, 2 punti per il numero 18, meno 3 della Vita San Bernardo Alba. 6:28 da giocare, Quartuccio fronteggiato da Danna, che ancora per riprendere le parole di coach Baldignani è un arcigno difensore uno contro uno, avrà parecchio da fare stasera per contenere il talento offensivo di Quartuccio. Toccano tutti a rimbalzo, pallone per la Vita San Bernardo. Valsesia sicuramente può far valere dei chili e dei centimetri sotto le plance, infatti spesso e volentieri va a contestare il rimbalzo, anche se la Vita sta lavorando bene in questo senso in questo momento. È in attacco che le cose devono cominciare a girare. Danna ha spazio per andare dentro, ancora un errore, percentuali bassissime in questo avvio, ma Dell'Agnello strappa il rimbalzo offensivo dentro per Terenzi, questo è un contatto falloso e anche questo, e Dell'Agnello rimane lì, non si fa portare via dal contatto, lo assorbe e va a segnare altri 2 punti. Potenziale gioco da 3 punti ancora una volta. Cambio per Valsesia. Pronto a uscire Brigato. Fa il suo debutto nella partita Martino Criconia. Opportunità per Dell'Agnello di riagganciare una Valsesia che era scappata. Il mini break Alvese continua in questo senso. 1-2 complessivo di Dell'Agnello nella partita, concretizza il gioco da 3 punti, 9-9, 5:44 da giocare, Criconia in palleggio, cerca di prendere posizione Dessi, lavora bene in anticipo lo stesso Dell'Agnello, solo più 4 secondi sul cronometro, ecco Dessi spara da 3 punti, tiro è lungo, arriva però a rimbalzo, non tagliato fuori Criconia, che può riaprire per la tripla aperta, ancora un errore, questa volta Dell'Agnello protegge la palla, cosa che in precedenza invece non era arrivata con Terenzi. Pallone, c'è molta confusione in campo, finta di Danna, fallo in attacco di Dell'Agnello. Secondo
quinto fallo della frazione per la Bit San Bernardo Alba. Era una buona idea quella della Bit San Bernardo di attaccare il ferro da vicino per sfruttare le 5 minuti già esaurite da Valsesia. Consecutivo spazio per un'altra transizione invece per Enzi, lungo tocca pallone ed esulta contro parziale al parziale per Durantella, vinto San Bernardo e si porta avanti 11-9. Torniamo subito. Rieccoci sul parquet dopo un minuto di sospensione chiesto da coach Molignano. Questa volta è Valsesia a dover inseguire dopo essere scappata addirittura sul 9-4 e poi è arrivato il contro parziale della vita. Arriva la stoppata, chase down clamorosa di Pollone e Antonietti contemporaneamente, da vita alla transizione di Dell'Agnello, il tiro è corto, zampata per far ripartire l'attacco, ne ha decisamente di più Alba in questo momento. Il tiro contestato di Terenzi, ancora una volta Dell'Agnello si inserisce tra due maglie nere e arancio. Il fallo è proprio di Valsesia e quindi tiri liberi per Dell'Agnello. Pronto a entrare anche Urobagna. Grossi problemi di fallo in questo avvio per la Jessi. E ancora una volta coach Molignano a colloquio con l'arbitro, che è molto arrabbiato. Coach Molignano ovviamente non il direttore di gara. È già arrivato un richiamo, rischia il tecnico il coach della Jessi Valsesia. Adesso anche il malumore del pubblico con i cuori rivolti proprio alla coppia arbitrale. Dell'Agnello lascia sul piatto ancora un tiro libero, 1-3 complessivo fino a questo momento. Cerca la concentrazione con il secondo, 4 minuti e 21 tra l'altro alla fine del primo quarto. Ripetiamo la situazione qua, Valsesia ampiamente in bonus, sono invece solo due quelli della Vita San Bernardo Alba, che sta lavorando molto meglio in difesa almeno in questa fase della partita. Dopo il brutto avvio Terenzi, Quartuccio gli tocca la palla dopo che lo stesso Terenzi l'aveva rubata. La rimessa è per la Vita San Bernardo. Ancora un cambio, intanto strona i suoi coach Molignano. Cernivani richiamato in banca, girandola di cambi quindi per Valsesia in questo avvio. Sta cercando probabilmente delle soluzioni per riuscire a doppiare a questi problemi che stiamo vedendo almeno da 3 minuti abbondanti, problemi soprattutto difensivi. Terenzi palleggia il resto e tiro con errore. Urobagna tocca la linea di fondo, regala ancora una volta il possesso alla Vita San Bernardo. È una partita veramente con la faccia giusta la Jessi, salvo poi perdersi sotto i colpi di una Vit decisamente più aggressiva, nel senso consentito del termine ovviamente. Le percentuali però continuano a rimanere clamorosamente basse, anche perché questa volta Terenzi aveva il tiro piedi per terra totalmente libero, è andato a sbagliarlo e non di poco. Urobagna cerca di farsi spazio con il fisico, Terenzi forse un contatto falloso, Pollone la butta nel nulla cercando uno scarico. Sa di aver commesso un errore il numero 18. Ora si trova a fronteggiare Quartuccio che manda via Urobagna, c'è mismatch, ma finisce di giocare dall'altra parte, arriva il blocco, ancora una volta contestato il palleggio, palla sotto, poi Urobagna tira da 3 punti per il numero 20 della Jessi, che va a bersaglio questa volta, 12 pari, 3 minuti dalla fine del primo quarto. Mani piuttosto fredde dalla distanza.
distanza sia da una parte sia dall'altra. Questa volta non arriva alla chiusura difensiva. Ringrazia Diego Terenzi con altri due punti. Lavorano tanto gli attacchi e poco le difese, perché è vero che il punteggio è stato basso, ma il punteggio basso in questa fase della partita deriva più che altro dagli errori degli attacchi e non dai meriti delle difese, almeno di quelli della Jesse, che come dicevamo ha avuto qualche problema. Ora il problema si riversa anche in attacco con uno scarico decisamente fuori misura per Urobagna. Cambia ancora per Bogliano, che sostituisce Grigonia. Piuttosto arrabbiato con i suoi il coach della Jesse, e obiettivamente non ha tutti i torti, perché Valsesia, per provare a fare la storia di questa partita, deve cominciare ad approcciare la gara decisamente in una maniera diversa, soprattutto per quanto riguarda il discorso difensivo. Danna trova l'autostrada dei laghi aperta, ne approfitta. Siglando alta i due punti, poi Terenzi va a spendere il fallo dopo uno scivolamento difensivo totalmente sbagliato. Senti, va a prendersi una lavata di capo memorabile dal proprio capitano. Sarà lui poi ad effettuare la rimessa con 18 secondi sul cronometro. Sono invece 2:16 quelli sul cronometro della partita, riferito ovviamente ai 24. Ricezione e ribaltamento per Urobagna, spazio da tre punti, seconda tripla consecutiva per il numero 20. Dovrebbe cominciare a limitare i tiri di Urobagna alla difesa della Vit, anche perché per la seconda volta, lo ripeto, il tiro è stato totalmente aperto, senza l'ombra di un difensore addosso. Urobagna va poi a raddoppiare su Terenzi e Gielmini si iscrive alla partita. Primo pallone toccato, prima tripla realizzata per il numero 6. Allora Gielmini ad espondere all'ex bordomanero Urobagna, che consegna adesso a Pregato. Scarico, arriva in ritardo la chiusura di Elmi, allora va sempre restato il tanto 19-17. Diverse però sembra onestamente in questa fase della partita ancora biancorossa dell'Agnello fino in fondo per il fallo. Qualche sono attento a poco con Romagna, che lascia andare il fallo, non voleva fare dell'Agnello. Praticamente comunque si prosegue. Alba aveva messo la possibilità da diversi punti per dare bonus, allora eccoli, altri ragionamenti per il quadro dei casi. Guidano di 2 a 1:27 dal termine del primo quarto. Segna il punto libero dell'Agnello su 3, 20-17. Segna anche secondo e arriva il cambio richiesto da Coccia Cruzzi proprio per dell'Agnello. Piace tra le parti scroscianti di un palmo del 58, davvero in cui i decibel questa sera sono alle stelle. Spazio sul parquet per secondo, ultimo minuto e 20 secondi di prima frazione. Parco si spera all'Alba, intanto dal spazio di decibel parlavamo, i decibel arrivano subito. Guardate intanto però il attacco, c'è la Jesse, bisogna in spazio. Porta, rimbalzo, c'è Stefano Gioda, prende il tanto sul parquet, dare dall'altra parte per Gielmini, che cerca subito Tarditi senza un attimo di respiro. Terenzi a rallentare un attimo il ritmo, davvero indiavolato della sfida. Terenzi ancora, Terenzi finta il tiro, se lo perde con il tempo scarica, passa per Danna da tre punti, per Danna è lungo, rimbalzo però c'è Terenzi, dopo il tocco della difesa Terenzi fino in fondo, sfortunato il no del palmo del 58, poi l'errore data dal ferro dopo l'ottima era del giocatore che si è fatta. Allora ancora la gente si è fatta, ritmo davvero forse in alto, ma il tiro errore anche dall'altra parte del campo per la formazione ospite. Si continua, non c'è più ossigeno al palmo 9-5-8. Danna Nicola tira un attimo piatto per sé e per i suoi, ma anche per la squadra avversaria. Ultimo tiro del quarto sarà per la Vinza Bernaccio, 10 secondi alla fine. Danna in fila, la difesa lo fine in fallo e segna il 23-17, 3 secondi per la preghiera di Brigato, il secondo Brigato su tiro corto. Allora il primo quarto si chiude su un 23-17, ma davvero non c'è più ossigeno, a tra poco.
Cosa, ribaltamento dell'atto per gli Elvini, dentro la palla per Tarditi che sceglie di giocarsi l'uno contro uno, poi pesca il taglio di Gioda, si fa spazio col fisico e sbaglia però il numero 20, poi va a lottare a rimbalzo, anzi sulla palla vagante, ne esce però sconfitto. Possesso quindi per Jesse Valsesia, se ne sono andati una ventina di secondi sul cronometro, sempre Quartuccio ad impostare la manovra, fronteggiato da Andrea Danna, che è il miglior difensore sul playmaker avversario ovviamente, nella grande battaglia tra numeri 1, questo è il numero canonico per indicare la posizione di playmaker, ci sarebbe spazio per l'arresto e tiro, lo pesca in questo momento dal cilindro e va a realizzare con gran talento Ambrosetti. Fallo della difesa sul tentativo di uscita dai blocchi di Elvini, con un solo minuto, anzi con 58 secondi giocati, già arrivato il primo fallo della Jesse Valsesia. Problemi che persistono quindi alla voce falli, intanto è dato anche contro che va a servire Elvini, sceglie di giocarsi l'uno contro uno, secondo fallo in un battito di ciglia, Valsesia non ha soluzioni per l'uno contro uno della VIT, soprattutto sulle situazioni di isolamento come questa di Elvini, non riescono veramente a reggere due palleggi sul posto e questo è ovviamente un problema, anche perché con 59 secondi giocati sono già due i falli sul tabellone, l'eccezione difficile per Coltro che finta di andare a sinistra, sceglie di andare a destra, infrazione di passi, impatta contro il muro di maglie nero-arancio e poi torna sul posto. Chiara e palese quindi l'infrazione di passi per il numero 21 che qui va a difendere forte, va a terra Danna, c'è situazione di vantaggio per Valsesia, la sfrutta magistralmente, palla che circola e poi arriva, tira talmente le mani di Pisoni per i primi due punti della sua partita, sono anche due i punti di svantaggio della Jesse. 8-27, Tarditi arma la mano da tre punti, errore, lotta ancora, rimbalzo Stefano Gioda, ottimamente sta per rimbalzo in mano a Urobagna e poi palla dentro di Danna per Tarditi, alto basso molto bene eseguito, ancora una volta la visione di gioco di Danna permette a un Tarditi lasciato colpevolmente libero dalla difesa di colpire da mezzo metro, primi due punti per l'ex giocatore di Bra. 10 secondi sul cronometro di 24, arriva il tiro direttamente in faccia a Gioda da parte di Cernivani, errore però per il numero 5, Coltro, finta il passaggio dentro, fuori per Tarditi che va a giocare pick and roll con Alberto Elvini, attacco a sinistra, palla dentro ancora una volta, questa volta la ricezione errata di Tarditi e poi il fallo della difesa e poi il fallo, scusate, dell'attacco dello stesso Tarditi, primo fallo della frazione per la Luisa Bernardo. Percentuali in precedenza 52,9, praticamente un 53% per la Jesse a fronte di un 39% per Alba che sta tirando appunto con percentuali piuttosto basse, palla dentro, Danna ci mette una pezza clamorosa, sarebbe stato veramente aperta la porta per il tiro a porta vuota, doppio cambio intanto per Coach Iacobuzzi che rimanda in campo dell'Agnello, insieme a lui fa il suo debutto sul parquet Pippo Colli con il numero 22. Sono 2 secondi, Quartuccio va a tirare proprio in faccia a Colli, primo ferro, subito rimbalzo per Coltro, propiziato però da Giacomo Dell'Agnello, Elvini, spazio per il tiro, rifiuta quello da tre, sceglie di andare sotto, arriva il raddoppio della difesa su Dell'Agnello che spara dall'altra parte per Colli, a sparare poi Elvini dall'angolo, primo ferro però, rimbalzo di Quartuccio. Si corre tanto in questa fase, ancora una volta le percentuali al tiro di Alba sono basse, bruttissimo pallone di Quartuccio che poi si arrabbia col compagno, ma l'errore è stato proprio del capitano che è andato a scagliare la palla dove non c'era nessuno, in quella classica zona d'ombra tra il ricevitore e la rimessa laterale, rimessa laterale che è diventata per la VIT con 6,50 da giocare.
Un saluto agli amici di Olimpo TV che ci seguono da questo momento in diretta su Facebook. Ci scusiamo per i disagi. Qualche problema di connessione questa sera e purtroppo non abbiamo potuto trasmettere i primi 12-13 minuti di questa sfida. Speriamo di rifarci, davvero un peccato, perché il primo quarto ha vissuto a ritmi indiavolati, è stato davvero spettacolare. Invece Belsone e le Stelle continuano ad esserlo anche in questo momento. Alba del spazio del palo numero 58, ma sentiamo anche dello spicchio ospite e ospiti che pescano, e non è la prima volta. Il lungo libero al centro del pitturato, qualche problema di rotazione difensiva allora per Biancorossi che devono registrare la difesa. Alba continua però a guidare 27-23 dopo aver chiuso avanti di 6, 23-17 la prima frazione. Si continua a viaggiare impressi di quel punteggio. Anche adesso subisce fallo su tempo della città e Giacomo De Vittorio. Ancora una volta Gioda è un problema in mezzo all'area, anche perché spesso è accoppiato con un giocatore più piccolo, questo gli ha già permesso di guadagnare tre falli, falli ovviamente spesi da Valsesia, e sono tre anche quelli in questa frazione a fronte dell'unico per la Vizza Bernardo. Ricezione per Rielmini che ricciola bene dopo il blocco di Dell'Agnello, va fino in fondo di mano a sinistra, il ferro accoglie la sua conclusione facendo anche danzare la palla un paio di volte, poi va a terra Rielmini dopo un contatto lontano dalla palla, si rialza in questo momento, insegue Colli che va a commettere fallo su Andrea Ambrosetti, secondo fallo della frazione, applaude comunque Cosci Jacobuzzi. E decisamente salita di giri anche la difesa, ancora una volta qualche problema di adattamento sui lunghi, lo sottolineavi tu Pietro, però decisamente meglio di quanto visto invece un avvio di primo quarto in cui Valsesia è riuscita a scappare sul 9-4 prima di essere ripresa. Questa volta il fallo lo fa Valsesia, e ancora una volta per gli amici che ci seguono solo da questo momento, Valsesia ha enormi problemi di falli, è andata in bonus addirittura dopo 3 minuti del primo quarto e adesso siamo a 4, un solo fallo da spendere prima del bonus, 5-35 ancora da giocare, ma in generale proprio gli accoppiamenti difensivi sono sbagliati per la squadra del coach Bolignano. Tantissima difficoltà anche a difendere sui tagli lontano dalla palla, il pronto età intanto ancora Antonetti, Dell'Agnello si protegge con il ferro, eccolo il fallo dalla difesa, non arriva questa volta 2-1 di Dell'Agnello, ma ancora una volta dopo due palleggi oppure dopo una ricezione Valsesia non ha soluzioni per provare a chiudere senza commettere fallo. Arriva intanto dopo il fallo che hai bene illustrato, e il time out di Coach Polignano. E anche un cambio, torna sul parquet Antonietti, torniamo noi ma tra un minuto. Eccoci allora, tornati sul parquet, dicevamo prima della sospensione chiesta da Coach Polignano, è arrivato il cambio con Antonietti per Coach Jacobuzzi, tornato sul parquet. Fino a quel momento c'era in campo per la Vizza Bernardo solo un senior che era Giacomo Dell'Agnello, quindi un intento super cinanissimo per Coach Jacobuzzi, Coach Abio. Vabbè, comunque avanti di 7 lunghezze, 30-23, 5-15 da giocare. Ancora Dell'Agnello attaccare il cuore dell'area e la palla esce dal centro del canestro, dal cuore del canestro per più 9, 5 minuti all'ora da giocare ancora prima dell'intervallo. Alba che prova a spingersi al proprio massimo vantaggio, prova a spingersi fino in fondo dall'altra parte di Cogna per interrompere l'emorragia, ma non arriva al canestro. La buona difesa da Angarola, allora una colpa dall'altra parte, prova a cercare Dell'Agnello, ancora Dell'Agnello, Goto Gai, Bianco Rosso in questo momento della partita. Rielmini con coraggio, palleggio, resta e tiro, segna e subisce il fallo. L'avrete sentito amici di Olimpo TV, il proato di un palo 9-5-8 davvero incandescente, alba più 11 e tiro libero supplementare per il numero 7 di Ancorosso. E grandissima lettura ancora una volta di Rielmini, che non si accontenta di tirare da tre punti, oltretutto contestato, sceglie di andare dentro, si chiude la difesa, lui porta a casa il contatto e il potenziale gioco da tre punti. Prove tecniche di fuga anche per la Vizza San Bernardo, 34-23, si è decisamente inceppata anche la Jessi. Oltre ai già noti problemi difensivi, ora questi problemi si sono catapultati anche sul fronte offensivo. E da parecchi minuti ferma a 23.
ma lo dicevamo in precedenza, in generale c'è scarsità di soluzioni, non riescono quasi mai a trovare un tiro se la difesa sceglie di chiudere. Il parziale aperto è di 11 a 6 in favore della Vita San Bernardo, potrebbero diventare 12 col tiro libero di Enrique, però non sigilla il potenziale gioco da tre punti. Si rimane fermi allora sul 34 a 23, la ricezione e il nuovo attacco della Vessi. Cricogna lavora bene gli Elmini, Gloria deve ribaltare il lato, ancora Cricogna, solo più 4 secondi, qua dietro la schiena per andare fino in fondo, arriva il fallo della difesa questa volta di Elmini su Brigato, che andrà in lunetta con due tiri liberi. Un altro aspetto che non abbiamo sottolineato in precedenza è che spesso Valsese va a tirare quando mancano solo più 4 o 3 secondi sul cronometro di 24, mangiandosi quindi buona parte dell'azione in palleggio. Questa sarà sicuramente una cosa da discutere negli spogliatoi. Tra 4 minuti e 24, quando arriverà la pausa, chiaramente se poi anche i tiri liberi cominciano a scheggiare solo il secondo ferro, c'è più di un problema. Attenzione, due problemi, due errori se vogliamo, anzi una frazione di secondo per la Jesse, e l'errore, il secondo per Brigato della Mulica, e il fallo che si tramuta subito in due tiri liberi a sfavore. Allora disastro al cubo per la Jesse, Alba ne può e deve approfittare. Allora era stato palese con la spinta da dietro. Ancora dell'agnello in lunetta. Va a segnare il primo libero, 12° punto della sua partita, 6 su 9 a cronometro fermo. Lo dicevamo, sono decisamente in crescita le sue percentuali, fa addirittura 2 su 2, portando il computo dei suoi punti a 13, quando manca però ancora tantissimo da giocare nel secondo quarto, anche perché naturalmente alla fine del secondo quarto si prosegue con Brigato dall'altra parte, fin quando subire un altro fallo. Cosa ricordiamo che ha 13 lunghezze da recuperare in questo momento, 4 minuti e 13 secondi alla pausa. Allora lo stesso Brigato va a effettuare la rimessa per il destino, punto da più, tanto per Cricogna, e poi Brigato ad uscire in punta ad attaccare subito dell'anello, tornando poi sul suo passo, 5 secondi alla fine, e tira di fronte una bella fortuna, ma fortuna Valsese con il rimbalzo in attacco dall'altra parte del campo per andare quindi in fondo, ci mette una mano Antonietti che lo stoppa, la palla non arriva in fondo alla conclusione. Allora Antonietti in fondo dal lato del tiro, gli Elmini si rivalta adesso il lato per la luce, per altro gli Elmini centra col pallone, però viene per Gentilfabbro che controlla la sfera, 6 secondi allo scadere di 24, Alba deve mandare qualcosa, prova a farlo contro dell'agnello, 2 secondi, 1 secondo dell'agnello, recupera Quartuccio la sfera, c'era tutto caso dall'altra parte, tiro da 3 punti in transizione, lungo per la sfera, allora rimpazzo di Filippo Colli, ecco Giacomo dell'anello chiede del difensore, anche apre dall'altra parte del campo, altro tiro da tre punti, Valsese che tira e continua anche adesso ad affidarsi al tiro da tre punti, se non aveva avuto fortuna nelle precedenti ultime 4 conclusioni, ecco che arriva adesso il canestro che interrompe il momento buio dei viaggianti, allora Valsese torna a meno 10, 36 a 26 a 2 punti nel mezzo dell'intervallo. Antonietti, la sposta spesa, il suo tiro è un po' avventato ed è anche corto. Allora rimpatto della difesa di Valsese che va subito, guardate, può prendere un tiro da 3 punti, arriva al canestro anche adesso, gli appunti, ferma tutto.
17 alla pausa lunga, dentro Terenzi, primo ferro dopo l'ottima chiusura difensiva questa volta della Jesse. Jesse che sta cercando di recuperare. Brigato interrompe il palleggio, palla dentro per Dessi, spin move molto ben eseguita, male però il tiro, ancora una volta però il rimbalzo contrastato e questa volta il fallo è di Antonietti, anzi di Yelmini se non sbaglio, che ha alzato le mani seppur con poca convinzione, anche perché francamente mi sembrava onesta la sua posizione difensiva. In ogni caso tiri liberi per Alessandro Panzieri, 1 minuto e 46. Ancora da giocare nel secondo quarto. Primo tiro libero a bersaglio per il terzo miglior realizzatore della Jesse, 11 e 8 di media. I tiri liberi non sono il suo forte, 55% di stagione, questa volta però fa molto bene con il 2 su 2 e meno 5 di Valsesia. Tra una cosa e l'altra, in maniera piuttosto silenziosa, si è riavvicinata. Deve ritrovarsi Alba in attacco, non può passare tutto dalle mani di Dell'Agnello, anche se francamente questo è il trend siglato, i due di una certa difficoltà, cadendo all'indietro e scagliando la palla, facendo assomigliare la cosa vagamente a un gancio cielo di Magic Johnson o di Kareem Abdul-Jabbar. Fallo in attacco, si lamenta Dessi. 1 e 14, entrambe le squadre sono ormai in bonus. 7 i punti di vantaggio della Vite, che può provare però ad ampliare la forbice. In quest'ultimo minuto abbondante di gioco, Terenzi, Dell'Agnello, ribaltamento di lato per Danna, sale Antonietti per ricevere e per portare il blocco, non lo porta, arriva le mani addosso della difesa, qualche contatto di troppo e poi Terenzi si fa scappare la palla dalle mani, regalando di fatto il possesso a Valsesia. Alba ha bisogno di ritrovarsi, la pausa lunga servirà anche per quello, ma ha bisogno assolutamente di ritrovarsi, perché 7 punti non sono un margine di sicurezza. Non sono un margine di sicurezza, e Valsesia ha dimostrato di poter trovare un ame nelle fiammate con profittini dai 6,75 ed eccone subito un altro che arriva puntuale a colpire per il 1-4, la partita è tutt'altro che chiusa. Soprattutto è ancora lunghissima, 30 secondi ancora da giocare in questo secondo tempo, di cui restano soltanto pochi spiccioli sul cronometro. Dell'Agnello, Dell'Agnello, ancora Dell'Agnello, inarrestabile Dell'Agnello, 40-34, 15 secondi allo scadere di questo primo tempo. L'ultimo tiro ce l'ha preso migliore degli ospiti in maglia nero-arancio. Arriva però un infortunio di Valsesia, attenzione, rimane a terra il giocatore. Alba attacca, 2 secondi, 1 secondo alla fine, arriva il canestro sulla sirena, ma c'è stato un infortunio a metà campo, gli arbitri non hanno sospeso il gioco, si tratta di tricorni, per lui distorsione da caviglia. Il gioco è proseguito e se ne lamenta lo spicchio dei tifosi ospiti e condividiamo le loro perplessità. Alba chiude comunque a più 8 il primo tempo, 42-34, lo aggiorneremo poi rientrati dalla pausa lunga su questo infortunio di Criconi, che sembra in serie difficoltà. E anche perché è caduto portando tutto il peso su quella caviglia, obiettivamente non mi è piaciuto il modo in cui è caduto, ci auguriamo ovviamente che non si tratti di niente di grave, si rialza ma non sembra in grado di andarsene sulle sue gambe, arrivano infatti i compagni a sostenerlo. E invece muove qualche passo e questa è comunque una buona notizia, non credo che lo rivedremo. In ogni caso ci fermiamo per la pausa lunga, appuntamento tra 14 minuti e 22 per il terzo quarto. Amici di Olimpo TV, bentornati sul parquet del Pala 958 Santero di Cornigliano d'Alba. Vit San Bernardo Alba 42, Jesse Valsesia 34, una partita che Valsesia ha raddrizzato negli ultimi 5 minuti del secondo quarto, dopo essere stata sotto e di parecchio anche. Attacca ora con Brigato che viene stoppato, si riprende però il pallone, molto più
caparbio della vita in questa occasione di andare al rimbalzo sul suo stesso errore, andare a concretizzare il meno 6 della squadra viaggiante. Terenzi in palleggio per la risposta al Pesce, blocco alto di Dell'Agnello che taglia, brutta palla di Terenzi, si tramuta in un turnover, ovvero sia una palla persa. La transizione offensiva, tanti palleggi, va ad andare dentro, arriva la stoppata fallosa però da parte di Pollone, che non aveva neanche chiuso male difensivamente, ovviamente, però il fallo è sacrosanto. E allora due tiri liberi per Cerny Vani, opportunità di tornare a due possessi di svantaggio per la Gessi. Cerny Vani che è il miglior realizzatore di Valsesi, a 16 e 2 ad allacciata di scarpa, 88% in stagione per lui a cronometro fermo. Va a segnare il primo, meno 5, diventa meno 4, si conferma una sentenza. A cronometro fermo, due possessi di svantaggio quindi per la Gessi, Danna travolto dalla difesa, nella fattispecie da Capitan Quartuccio, che va a commettere il fallo personale, primo della sua partita. Per Dell'Agnello, esce dai blocchi lo stesso Terenzi, si apre Dell'Agnello, c'è però una situazione in cui non può ricevere la palla, fuori per Antonietti, ribaltamento del lato per Danna, prende lo step back da due punti, però la conclusione del capitano in ogni caso è un'iniezione per il morale. 44 a 38, corre il cronometro 24 e corre anche Brigato che va a prendere la palla, alza tanto la parabola per andare dentro, situazione molto difficile, ancora un ribaltamento, Quartuccio, spazio da tre punti, il ferro accoglie la sua conclusione, anche un po' di fortuna in questo caso per il numero 22, meno 3 di Valsesia, totalmente nella partita adesso. Lo spasso per Pollone che va a giocarsi l'1 contro 1, è pronto il raddoppio, fuori per Antonietti, Terenzi attacca, fallo della difesa, adesso si arrabbia, va in panchina per non svuotare in faccia all'arbitro, e due tiri liberi quindi per Diego Terenzi, anche se obiettivamente stava cercando forse di scaricare la palla. Di nuovo Urobagna in campo, un Urobagna particolarmente ispirato, 6 punti fino a questo momento per il numero 20 della squadra viaggiante. Primo tiro libero a bersaglio per Terenzi, più 4 Alba, 45 a 41, 8 e 15 da giocare, e fa 2 su 2 questa volta il numero 11, prova ad allungare nuovamente. Fallo della difesa di Diego Terenzi sull'attacco verso il centro di Brigato, due falli da una parte e due falli dall'altra.
tripla per Valsese, questa volta sbagliato, tocca Urobagna per ultimo, possesso per la Vinza Bernardo, ancora una volta però Valsese arriva prima sulla situazione a rimbalzo, il taglia fuori di Alba non sta assolutamente funzionando, anche perché spesso non avviene. Sono tutte seconda opportunità per Valsese, a Urobagna questa volta ha graziato la Vinza sbagliando il tempo della ricezione. Arriva il fallo fischiato ad Antonietti, fallo in attacco per il numero 3, il terzo della frazione per la Vinza, secondo personale per il lungo Albese. Blocco cieco per l'uscita di Quartuccio che va a ricevere in questo momento, sceglie di giocare il pick and roll, cambio della difesa, brigato ancora una volta Antonietti, si va in post basso, c'è un grande mismatch contro Danna che va a spendere il fallo prima del tiro di Bazzieri. Due tiri liberi però in arrivo, sanzionato il fallo al momento del tiro del numero 27. Tiri liberi da una parte, tiri liberi dall'altra, tanti falli in questo avvio ed è in bonus la Vinza, situazione che si è completamente ribaltata rispetto a quanto visto nei primi due quarti, con Alba ad andare in bonus dopo quasi tre minuti, dopo solo quasi tre minuti, pressione aggressiva adesso di Valsese a palleggio, arresto e tiro dopo la ricezione, la scelta veramente pessima nonostante gli applausi, per averci creduto, per aver letto bene la linea di passaggio, questa volta la difesa non chiude, Antonietti si divora, altri due punti, sbandata paurosa di Alba, questi sono tiri che non si possono sbagliare se si vuole continuare ad ampliare la forbice. Urobagna pensa al blocco, poi lo porta Panzieri, Quartuccio attacca in palleggio fino all'altra parte, scarico totalmente fuori misura, direttamente nelle mani di Follone che fa quello che deve fare, ovvero sia prendere il contatto, non arriva il fallo della difesa, ma arrivano i due punti dell'ex giocatore della pallacanestro Biella. Uscita dei blocchi, anticipo della difesa, ma la palla è di Brigato che riapre per Panzieri, Quartuccio pensa al tiro, scivola bene Danna, tripla forzata di Quartuccio, ancora una volta una situazione in cui Quartuccio è costretto a prendersi un tiro molto forzato. Antonietti continua ad avere le mani fredde, questa volta però condizionato dall'ottimo rientro difensivo di Brigato. Alba si aggrappa alla difesa, adesso Urobagna piazza i piedi, altra tripla, questa volta secondo ferro dopo il 2 su 2 visto in precedenza. Il rimbalzo di Andrea Danna che conduce la transizione offensiva, dell'Agnello attacca in palleggio, mano destra fino in fondo. Arriva il fallo di Panzieri, due tiri liberi per Giacomo dell'Agnello in arrivo a 5.47. Alba è totalmente nelle mani di dell'Agnello in questo momento. Time out in campo, mini pausa anche per noi. Parte nel trambusto del pallone secondo della Daniela Fiolare con il rumoreggiare dello spicchio di tipo gioco. La Daniela allora 49-43, mancano meno di 6 minuti da giocare in questa terza frazione. Tutto sommato la partita resta in equilibrio, segna anche secondo della Daniela, il vostro turno 50-43, torna a segnare 5-45 da giocare. Falli, almeno questi primi 4 minuti, hanno commesso
esecuzione della rimessa da parte della Vittor, che permette a Terenzi di segnare spaccato sotto le planche, 52-43. Alba torna ai pressi della doppia cifra di vantaggio. Il 6,75, si ferma tutto, 52-46, non c'è un time perso, ma c'è stato un infortunio sotto Pizzone che ha subito un contatto e viene piegato, non posso lasciare il campo oppure no, invece Polignano sembra intenzionato a lasciarlo sul parquet. Abbiamo andato invece sul parquet il cambio di ricordi. Resta invece avanti di 6, si allunga tutto campo la difesa viaggiante, 4,55 da giocare. Tanti. Danna ancora con l'azione precedente, tenendo per Terenzi, chiude bene Cricorni, allora spazio per la transizione nero-arancio. Corona vede in preda al campo, adesso ancora per gli ospiti. Da chiudere bene questa transizione, soprattutto non subire danni. Pronto a uscire tiro da tre punti, subisce anche un colpo al volto del Terbiti, ma rossata dalla coppia arbitrale. Valsese è lì e di nuovo a contatto, 52-46, continua a vivere e nutrirsi del tiro dalla lunga distanza. Terenzi prova a rispondere con la stessa moneta, sbaglia, rimbalzo però c'è Pallone che lotta nonostante qualche contatto della difesa, si continua a giocare il match di Tarditi con Quartuccio e va il finale per i 3 secondi d'area del lungo Langarolo. Arriva un tecnico d'Ana che ci spiega Cristian. Esatto, è arrivato un tecnico al capitano David San Bernardo che si era rivolto all'arbitro in cerca di spiegazioni, infatti adesso alza le mani dicendo io chiedevo solo spiegazioni, in ogni caso però la reazione è stata veemente, quindi non del tutto discutibile il fallo tecnico fischiato al capitano. E allora tiro libero di Grigogna concretizzato, possesso per la Gessi. Meno 2, la lunga rincorsa sta arrivando finalmente a conclusione per la squadra di coach Corigliano, che ha l'opportunità adesso di agganciare o eventualmente superare la San Bernardo, diciamo in precedenza, un netto calo rispetto ai primi due quarti, chiude Tarditi, alza la parabola però brigato, eludendo qualsiasi tipo di stoppaggio, andando ad agganciare la vita, quota 52, pressione che poi viene subito meno, Danna ad impostare l'azione, partita totalmente spalancata, fallo della difesa questa volta, proprio ad opera del già citato in precedenza Cricogna, che è andato ad ostacolare il tentativo di Tarditi di tagliare sulla linea di fondo, dentro Gielmini e fuori Tarditi, un cambio su cui francamente ho qualche perplessità, anche perché Tarditi è un ottimo closer, come si dice negli Stati Uniti, ovvero sia uno che tende a sigillare l'area anche arrivando eventualmente a stoppare dal lato debole, non è nelle corde di Gielmini questo, anche se obiettivamente non gli si chiede questo al momento, gli si chiede di dare un certo peso in attacco, anche perché è già autore di 7 punti, l'attacco al mese passa totalmente dalle mani dell'Agnello e non si stanno trovando altre soluzioni, almeno fino a questo momento Terenzi è totalmente fuori dalla partita, quindi per forza di cose Iacomuzzi sceglie di giocarsi una carta in più in attacco. Ora però si parte dalla difesa, va a terra Cricogna, viene invitato a rialzarsi dall'arbitro, pressione dell'Agnello, eccolo Gielmini a lavorare difensivamente, arriva il tiro da 2 punti di Pantieri, il tocco di Terenzi per propiziare il rimbalzo di dell'Agnello, parte la transizione al mese, si ferma obiettivamente, ovviamente scusate, con 16 secondi sul cronometro di 24, scarico per Danna, extra pass per Gielmini, tripla aperta per il numero 7, sbagliata, a rimbalzo domino di
Cassese a Quartuccio, riapre Cricogna, tiro da tre punti, aperto, questa volta arriva l'errore, non arriva ancora una volta a tagliare fuori Di Alba però, e allora rimbalzo obbligato dentro, errore, questa volta ne esce Terenzi, che è aumentata clamorosamente l'intensità dei contatti anche in campo, fondamenti di difesa legale e non legale, Terenzi penetra, si gira, questo è un fallo clamoroso ed è ancora più clamoroso il canestro di Diego Terenzi, in qualche modo una mano dal cielo è arrivata a dare un tappino al pallone, grandissimo, conclusione uno contro tutti, Diego Terenzi che porta a casa il gioco da tre punti. Fuori Danna e dentro Foltro intanto, e vedremo se questo canestro avrà anche impatto psicologico sulla partita. Potrebbe averlo, Terenzi si smaterializza fuori dal raddoppio e inventa letteralmente questo più 4 che può diventare un 5. Se ne mette tanto la formazione nerona. Le figure Edi Quartuccio e Edi Polignano davvero inferocito. Allora tutti gli occhi del palo del 50 puntati su Terenzi per il 5, Terenzi sbaglia sul tiro libero, è corto. Allora poi mancano due minuti e mezzo per giocare in questo terzo quarto, Alba che tira ancora il continua a vivere di grande equilibrio questa partita. Bisogni, Brigato, Brigato non si nasconde l'anello, prova attaccando, la cerca di posizionare dall'altra parte del carro, Bisogni coordina male con il piede, ma riesce a recuperare il rimbalzo e ad aprire per Quartuccio che segna ancora dai 6,75, Valsesia vive e muore solo dai tiri del 6,75 questa sera, e come se lo sta facendo, soprattutto anche perché Orbana di Mirko Gloria deve provare a inventare qualcosa di nuovo rispetto al solito. Arriva il fallo commesso da Brigato, permette alla Vito Salmarago di provare di nuovo a muovere la sua dalla lunetta, a differenza di quanto fatto prima da Terenzi. Ancora una volta però è arrivato un passaggio, in questo caso di Terenzi, che non aveva troppo diritto di cittadinanza, effettivamente si è salvato in corner dell'anello subendo fallo per merito suo, ovviamente aveva preso bene posizione, va a sbagliare però il primo tiro libero, il miglior realizzatore della VIT questa sera, fa addirittura 0-2 ed è un problema in questo momento, l'inerzia è tutta dalla parte della Gessi. Brigato, Cricogna, il ribaltamento, come dicevi tu Pietro in precedenza, Valsesia vive e muore di tiro da tre punti, questa volta sceglie di andare in area, ancora una volta la conclusione è totalmente fuori misura, Valsesia non riesce a raccogliere niente da dentro l'area, per merito anche della difesa. Coltro, palla fuori per Pollone, ribaltamento per gli Elmini, Alba invece vive e muore di giochi per Dell'Agnello, sbaglia questa volta però, e poi il fallo dello stesso Dell'Agnello che va ad abbattere Quartuccio e poi a chiedergli scusa, anche un po' di frustrazione in questo fallo. Ed è il terzo fallo per Giacomo D'Agnello, però dovrà stare attento in questo ultimo minuto e 15 a mettere tre falli per non compromettere l'ultimo periodo di gioco dei suoi. Opportunità di mettere la testa avanti con l'uscita nell'azione precedente, ci riprova 6,75, arriva il fallo sanzionato Terenzi, allora ci proverà non dall'arco bensì dalla netta, anche se anche questa soluzione è frutto del tiro dal lungo distanza per la formazione Coach Polignano. Pareggiato, perché no, anche per mettere la testa dei suoi avanti. E intanto vi segnaliamo che Danna ha qualche fastidio alla caviglia sinistra, lo vediamo in panchina, ha allungato la gamba e si stava appunto massaggiando la caviglia, probabilmente una piccola storta in precedenza. E intanto continuano a piovere canestri per Valsesia, nella fattispecie con Ambrosetti.
è pronto a rientrare un Uromaga assolutamente positivo questa sera. Non sempre nella sua carriera, almeno per quanto visto contro Alba, ha fatto bene. Questa sera invece ha fatto molto bene, al di là dei 6 punti, anche difensivamente. È stato però richiamato immediatamente, non va neanche sul cubo dei cambi per gli ultimi 42 secondi. Pallone, palla dentro, totalmente fuori misura per Dell'Agnello, che dice calma, calma, non forziamo questo tipo di passaggio. Ecco che arriva il cambio con Uromaga che va a sostituire Brigati. La vita per provare a costruirsi un tiro in tempi stretti, quando adesso deve rincorrere di un punto Terenzi senza aspettare, forza il tiro, sbaglia, 5 secondi, si può costruire un tiro ben migliore. Il contropiede Ambrosetti va a subire il fallo di Dell'Agnello, quarto nella sua partita. Allora davvero massima difficoltà per Alba in questo momento, 4 falli per Dell'Agnello, è stato subito il sorpasso da parte di Valsesia che avrà anche 2 tiri liberi. Cambio subito per questo, sostituisce proprio Dell'Agnello, collocato lì. Ferocito un fallo e Tricornia e la panchina ospite, non è arrivato il fischio e loro si prosegue. Alba resta sotto di 3 punti e deve riprendersi l'inerzia ed anche la partita. Torniamo subito. Si torna sul parquet per l'ultimo periodo di gioco dopo questo derby piemontese che regala spettacolo, grande equilibrio, esagera Quartuccio da 9 metri dopo l'ottimo anticipo di Uromaga. Valsesia che è riuscita ad andare in vantaggio, che aveva già fatto la chiusura della difesa, ha regalato infatti la rimessa dal fondo ai biancorossi, perché la palla è fuori misura. Ora 9 minuti e 35 secondi ancora da giocare e da vivere insieme in diretta dal palo 958. E lo stesso Terenzi si incarica di questa rimessa. Antonietti attacca subito la linea di fondo, va dall'altra parte del ferro, sbaglia e ora continuano ad esserci idee un po' deviate per l'attacco alla gara. C'è il canestro di Ambrosetti che scrive con 5, massimo vantaggio viaggiante. Valsesia prova allora a si scappare, un momento di seria difficoltà al Vese. Renzi punta niente il canestro di Amini che serve in angolo molto, ci spazio con Pollone che segna e rianima la vittoria che torna a meno 2, 59 a 61. Spasso segna nonostante l'ottima posizione di Antonietti, allora ancora più 4 per una Borgo Sese che continua a colpire con costanza. A colpire questa volta invece è lo stesso Bisogni che aveva portato Antonietti.
allora commette fallo prima nella frazione per il suo. A tre punti tentate dalla Jessica, solo 10 realizzazioni. Continua comunque la girandola nei campi del coach Polignano. E quinto fallo per Pisoni, che abbandona quindi la partita. Secondo fallo di squadra della Jessi in questa frazione, 7 minuti alla conclusione. Terenzi segna il primo tiro libero. Meno uno per la Vitt, una Vitt che con le unghie e con i denti sta cercando di riaggrapparsi alla schiena di Valsesia, dopo essere stata anche sotto di 5. Sbaglia questa volta Antonietti, lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è di Quartuccio, possesso ancora per la Vitt. Deve crederci Alba, non deve permettersi di lasciare sul piatto questi tipi di situazioni quando la palla gli torna in mano anche involontariamente. Obiettivamente tra due giocatori di Valsesia a uscire vincitore è stato Antonietti. Danna dentro per Ielvini, avrebbe il mismatch da giocare con Quartuccio, arriva il raddoppio della difesa, fuori per Andrea Danna, prende il tiro da tre punti lunghissimo, continua a sbagliare e non di poco Alba va a terra Antonietti. Quartuccio però strappa ancora una volta il rimbalzo del terzo airball consecutivo per Alba da tre punti. Situazione che ricorda i momenti difficili e ancora una volta la difficoltà difensiva permette di segnare in maniera totalmente indisturbata a Valsesia. Due punti di qualità. Ielmini attacca al centro dell'area, chiuso totalmente però palla dentro, lob per Antonietti. E Valsesia legge bene queste situazioni andando sempre comunque a raddoppiare sul giocatore in mezzo all'area. Alba però dovrebbe trovare un altro tipo di soluzione. La soluzione preferita della Jessi è la tripla. Se cominciano a segnarle sono dolori. Danna a ricevere, 6 minuti dal termine. Vedremo come uscirà Alba da questo timeout. Timeout che potrebbe già rivelarsi fondamentale per l'economia della partita. Cerca di liberarsi dell'agnello tornato sul parquet, ma ricordiamo gravato di 4 falli dell'agnello, chiuso palla dentro per Danna, grande giocata sull'asse play pivot. Pivot non è dell'agnello perché era 3-4, ma in un modo o nell'altro con il piccolo si trova bene e ancora di più con il proprio capitano. Ielvini cerca l'anticipo, brigato però a
spazio per l'arresto in tiro, buon errore ma per terra ma senza fallo, palla lunga per Terenzi, Dell'Agnello a concludere, mini parziale al Bese propiziato da Dell'Agnello e scoppia la festa anche sulle tribune, 68-66, meno 2 per la Vitt, ora più che mai deve aggrapparsi alla difesa. Panzieri, tiro cadendo all'indietro, ancora una volta non arriva in taglia fuori, l'ultimo tocco è di Brigato, dice l'arbitro. Pollone cerca di caricare Terenzi. Ancora una volta però mi sento di dire il tagliafuori non è arrivato da nessuna parte. Sempre comunque un giocatore di Valsesia va a toccare la palla, che poi la conquisti o no è altra materia di romanzo. In ogni caso non si taglia fuori, anche perché spesso sono i piccoli a partire dalla linea dei tre punti ad andare a prendere il rimbalzo. Questa sarà una cosa che andrà comunque corretta in vista dei prossimi impegni. Dell'Agnello dentro, semigancio colto dal ferro ancora una volta, da quando Dell'Agnello è rientrato sul parquet Alba ha svoltato, ma attenzione alla sua situazione falli, Alba dagli spalti, 4-38, situazione più che mai tesa in campo, proprio Dell'Agnello a chiudere sul giocatore in palleggio, c'è mismatch, tiro dalla lunghissima dal parcheggio del pala 9-5-8, arriva la tripla di Jenny Vagni, grandissima esecuzione, solo applauso per lui. Grandissima esecuzione, anche grandissimo qualcos'altro Terenzi nel frattempo per la risposta tesa, si sfugge la sfera, il pazzo si magama la recupera il tempo per 8 secondi alla fine, attacca bene il mismatch con Panzieri, che in sostanza è l'unico lungo che resta a disposizione praticamente di coach Molignano, insieme adesso per nulla viene mandato adesso in campo. Giocare a tre punti da recuperare, Terenzi fa saltare il difensore, va fino in fondo, si pigia un palo, si lascia scappare la possibilità per il cavier di arrivare fino al ferro, il giocatore di difesa bersaglio per Diego Terenzi, 4-0-2 ancora da giocare, 69 di San Bernardo Alba, 71 Jesse Valsesia, partita più che mai aperta, corto il secondo libero di Terenzi, esce per un soffio, errore pesante in questa fase, Guarduccio ad impostare l'azione, penetrazione, fascia centrale, la chase down di Luca Pollone, lancia la transizione di Terenzi che porta a casa il contatto, Danna rimbalza ancora una volta, Alba ne ha di più, ancora Andrea Danna, Urobagna va a chiudere e poi però sbaglia il capitano, segnale importante però da parte di Pollone che ci crede e suona la carica difensivamente. Dessi, ribaltamento per Quartuccio, lo segue Terenzi, Urobagna, finta tiro da tre punti, va dentro, la palla dentro, poi toccata da Dell'Agnello, Ielmini per Terenzi, supera la metà campo, Dell'Agnello al vertice, vorrebbe ribaltare il lato, esce Ielmini contro il numero 20 di Valsesia, Pollone, solo più 10 secondi, palla dentro per Dell'Agnello, arriva il contatto, arriva il fallo e arrivano i due tiri liberi di Giacomo Dell'Agnello. E Alba è ancora 0 falli di squadra contro i 4 della Jessica che va in bonus, andiamo in time out e in pausa anche noi. Dell'Agnello in lunetta, 3:05 alla fine della partita, segna il primo tiro libero, il numero 77, 17 su 26 complessivo per la Vitt dalla linea della carità, è un po' poco obiettivamente, Dell'Agnello prova a metterci una pezza con il 2 su 2, e sono 26 punti ancora per Dell'Agnello, attenta a un altro trentello e sarebbe il terzo in stagione. Alba dagli spalti, adesso è il momento di crederci, parità quota 71, siamo entrati negli ultimi 3 minuti,
Quartuccio va a servire in post basso Dessi e arriva il fallo ed è il quinto fallo per Giacomo Dell'Agnello, che abbandona la partita. Disperazione totale per lui e per tutto il popolo albese. Esce il giocatore di maggior talento per coach Iacobuzzi, e ora più che mai c'è bisogno di chiudersi, di fare gruppo, di cominciare ad attaccare insieme e non a metterla sull'1 contro 5. Tutto parte però dalla difesa. Brigato fronteggia e poi arriva il fallo di Danna, se non sbaglio, questa deve essere la segnalazione. Alza le mani Danna, terzo personale, comunque il secondo fallo della vita, che ne ha ancora due da spendere, anche se però due falli sono stati bruciati in 10 secondi dopo gli 0 dei primi 8 minuti, 7 minuti scusate. Quartuccio, buon anticipo difensivo di Pollone, non è suo l'ultimo tocco, ma ancora una volta Pollone ci crede. Si lamenta anche coach Polignano, non capisco obiettivamente perché, anche perché il tocco, l'ultimo tocco è stato proprio del numero 18 ex Biella. Rimessa con 8 secondi sul cronometro dei 24, palla fuori per Quartuccio che se ne brucia 5, palle in mano, vuole l'uscita, ancora una tripla, Dessi importante, va a segnare questa volta ed esplode ovviamente lo spicchio dei tifosi arancioneri. E continua a imperversare, va sia al 6.75, 6.75 dove Alba Cotizzari invece non segna davvero mai, e allora ci prova Terenzi. Recupera l'imbalzo Vassese a 2 minuti alla fine, momento chiave della sfida. Vassese sembra aver iniziato a mettere le mani su questa partita e continua comunque a rimanere avanti. Rivani, c'è Rivani, il taglio di De Sic che va a commettere però fallo in attacco. Allora possesso, pesa con un mattone nelle mani della Vitt San Bernardo, quinto fallo anche di De Sic. E allora Borgo Sesia che è ufficialmente senza lunghi. Vediamo se come Alba riuscirà ad approfittare della cosa. Addirittura Auro Bagna, un detto bassissimo per coach Polignano per questi ultimi 110 secondi. Alba degli spalti, il fallo non ci conto, ci crede nonostante mille difficoltà, nonostante i 5 falli di Dell'Agnello che ha abbandonato la contesa, che però chiede concentrazione suoi nella partita. Incandescente in cui Alba deve recuperare 3 lunghezze, 1.44 da giocare. Rischia quasi di perdere la palla Terenzi, non ne recupera. Ma poi da Antonietti mismatch con un Robagna e Antonietti legge bene la situazione, si è attita sul perno e segna. E segna la sua sinistra, 73-74, Alba a meno 1, 1.25 da giocare, attacco però con la gestione. Allora l'abbiamo detto, serve la miglior difesa della Vitt San Bernardo, che se vincerà questa partita lo farà proprio in difesa nella propria metà campo. Arriva però il fallo fischiato a Terenzi, quando mancavano solo 5 secondi. Vassese può tirare un attimo il piatto, organizzare un tiro migliore di quello che aveva fatto nei precedenti 19 secondi. Pesa tanto nelle mani della Vitt San Bernardo, sotto di 1 a 1 minuto e 5 secondi dalla fine. Danna attacco a Quartuccio per andare fino in fondo e commette fallo in attacco, perché probabilmente ha usato il braccio sinistro per tagliare fuori. Questa decisione della Coppa Arbitrale è stata la complicità del pubblico e della panchina di casa. 1 minuto e 2 secondi da giocare. D'oro, l'abbiamo detto, sprecata da Alba, la palla che torna nelle mani di Borgo Sesia, un minuto esatto adesso alla fine, e serve come la difesa Langarola, e serve adesso. Brigato, Quartuccio, ancora Brigato, che attacca Antonietti, ma fino in fondo e segna,
45 secondi alla fine, torna più 3 Borgosesia, 73-76. Danna, ancora Danna, va fino in fondo, subisce il fallo, fa un sopra, torna più a canestro, Antonietti chiede all'antisportivo, dato punto, fallo della difesa di Roma, è arrivato per questa decisione dalla copertura. Allora 2 tiri liberi, cronometro fermo per Danna, 36 secondi dalla fine, Danna deve giocare 3 lunghe. Cento, ancora un momento fermo per Andrea Danna in stagione, ora più che mai servono questi tiri liberi. Alba non può fare calcoli di eventualmente sbagliare per giocare ancora, anche perché la discrepanza c'è tra il cronometro 24 e quello della partita, ben 12 secondi, e allora Danna dovrà tentare di andare per il 2 su 2 e poi Alba chiudersi a riccio in difesa, rischiando piuttosto qualcosa sul tiro da 3 punti, ma non concedendo penetrazioni facili. È vero che Valsesia sta segnando tanto da 3, ma di tiri ne ha presi in quantità dozzinali. Alba, serve la miglior difesa della stagione fino a questo momento per provare a vincerla. Ultimi 10 secondi sul cronometro di 24, dentro Brigato, si chiude bene, ancora una volta la difesa, tocca Antonietti, solo più 4 secondi, va dentro, Urobagna e sbaglia, il rimbalzo ancora di Urobagna, poi arriva il fallo. Infrazione di passi da parte di Urobagna, 10 secondi per la vita, un solo punto di svantaggio. Dovrà cercare Alba di andare con l'ultimo attacco che può valere la sfida. 10 secondi e 6 alla fine, 75 Viz San Bernardo Alba, 76 Jesse Valsesia. Terenzi alla rimessa, pronto a portare il blocco Antonietti che poi si apre per la ricezione. Terenzi, arriva immediatamente il fallo di Brigato. 2 tiri liberi per Diego Terenzi. Sceglie di andare immediatamente con il fallo Brigato per chiudere la penetrazione con solo 2 secondi. Valsesia era il bonus che ha regalato di fatto i liberi a Terenzi. 6 su 9 fino a questo momento per il numero 11, ma questi sono i più pesanti. E va a sbagliare il primo. Errore pesantissimo in una serata totalmente disastrosa per lui. Segna però il secondo. Aggancio a quota 76. Altro timeout. A 76, 8 secondi e 6 sul cronometro, allunga immediatamente la difesa Alba, ma non può rischiare di spendere un fallo. Vedremo se cercheranno di forzare il supplementare con una buona difesa. Quartuccio, Nerbola, arriva la stoppata e arriva il fallo a cronometro fermo, incredibile. 2 tiri liberi per vincerla, ne basta uno e questa sarebbe da rivedere. Comunque sarebbe da rivedere, non possiamo dare un giudizio tecnico ovviamente su una situazione vista in un lampo. È arrivato il fallo della difesa. Brigato nel delirio totale del para 9-5-8, Valsesia vince. Valsesia viola il para 9-5-8, cronometro fermo. Basta un libero e Brigato porta Valsesia in paradiso. Cade la Viz San Bernardo Alba dopo un ultimo fallo di cui se ne potrà parlare in altra sede. Obiettivamente, come già detto, non potrei dare un giudizio se il fallo sia avvenuto o meno. In ogni caso, l'unico dato di fatto è che la Jesse Valsesia vince 77-76 al pala 9-5-8 di Cornegliano. Grazie a loro di averci seguito, da Pietro Battaglia e da Cristian Soppelli. È davvero tutto, appuntamento alla prossima partita con Olimpo TV.